Dedicato all'informazione di Calabria News 24, i principali titoli del nostro telegiornale. Franco Laratta del PD lancia un monito sul partito che sta scomparendo. La cooperativa San Lorenzo impegnata per la cura del verde nel Reggino. Festività di Sant'Antonio alla Lamezia Terme, scontro tra commercianti e commissari. Termina con grande successo l'edizione 2018 della Primavera dei Teatri di Castrovillari. E in merito alla mancanza del numero legale in consiglio regionale, Franco Laratta del PD dichiara che si sta facendo di tutto per cancellare questa storia e per togliere il futuro ai giovani che vogliono impegnarsi in politica e ancora guardano al Partito Democratico. Sentiamo. Fa pena la triste e responsabile deriva in cui affonda il gruppo del PD nel consiglio regionale della Calabria. Peggio della peggiore stagione scopellitiana. È la considerazione di Franco Laratta, già deputato del Partito Democratico e dirigente regionale del partito, dopo che nell'ultimo consiglio regionale è venuto a mancare il numero legale a causa di una maggioranza che non riesce ad essere più compatta. Stiamo assistendo, continua Laratta, ad un teatrino che mortifica la storia di un partito che ha avuto l'ambizione di essere l'erede della sinistra e dei cattolici democratici, dell'area socialista, dei laici e dei progressisti. Un po' la sintesi della migliore storia della Prima Repubblica. Ma nel Consiglio regionale della Calabria, sottolinea ancora il dirigente piddino calabrese, si sta facendo di tutto per cancellare questa storia e per togliere il futuro ai giovani che vogliono impegnarsi in politica e ancora guardano al PD, soprattutto dopo le brutture di questa destra populista ed estremista che ha assunto la guida del paese. Ma di cosa vogliamo parlare in questo Consiglio regionale della Calabria? Si domanda Laratta, chiedendosi addirittura se non è il caso di andare tutti a casa, decretando la fine anticipata della legislatura. Forse non è meglio, prosegue ancora, che si dimettono tutti i dirigenti del partito, a tutti i livelli, rivolgendosi al PD, per azzerare tutto e provare a ripartire da capo. Lo so, conclude infine l'ex deputato, non accadrà nulla di tutto questo perché non ce n'è uno che avverta un briciolo di pudore e di responsabilità. Ma poi, fra un anno, non chiedetevi perché gli elettori si sentiranno schifati e andranno a nascondersi o a votare altro. Molti stanno già scappando via. A San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, grazie al costante lavoro degli uomini delle cooperative, il verde è sempre ben curato. Cooperativa Tutela dell'Aspromonte, oggi qui a Marina di San Lorenzo. Noi ci occupiamo di verde pubblico, che curiamo da più di 3 anni ormai. Collaboriamo con l'amministrazione di San Lorenzo e i ragazzi della cooperativa si occupano prevalentemente di curare gli spazi verdi e di dare una mano nella bonifica di situazioni inquinanti riguardanti sempre parchi pubblici, spazi destinati ai bambini. Quello facciamo, se date un'occhiata in giro ve ne accorgerete che questo accade giornalmente, che si avvera che c'è uno spazio destinato ai bambini, ben curato, e questo dobbiamo dirlo grazie all'intervento della cooperativa e grazie alla convenzione che ha fatto il comune con la cooperativa, grazie alla lungimiranza del sindaco Bernardo Russo. Noi diamo una mano sia a mantenere curati gli spazi verdi, sia a creare lavoro, questo poco di lavoro, nel senso diamo un'opportunità a chi e fino a oggi non ha avuto la possibilità di essere inserito, perché queste ragazze sono ragazze di lunga disoccupazione, quindi noi abbiamo centrato l'obiettivo di dare lavoro e di creare spazi comuni fruibili a tutta la popolazione. Quante unità sono lavorative? Qua a San Lorenzo sono 10, poi abbiamo altre collaborazioni in altri comuni dell'area grecanica, tipo Melito, tipo Condofuri, dove curiamo 2 spazi pubblici all'entrata del paese. E poi facciamo interventi saltuari anche all'ospedale di Melito Porto Salvo, sempre per curare il verde pubblico. Anche nella città di Catanzaro sono stati celebrati i 204 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. È un anno di lavoro veramente estremamente impegnativo, di donne e di uomini che hanno dato molto di più
di quanto non gli fosse stato richiesto per passione, per spirito di servizio e per condivisione degli obiettivi. E devo dire che al di là dei risultati, l'impegno dimostrato da queste donne e da questi uomini mi rende specialmente orgoglioso di quanto hanno fatto, di quanto fanno al servizio della Regione Calabria. Così il comandante della Legione Carabinieri Calabria, il generale Vincenzo Paticchio, ha aperto la cerimonia per il 204° anniversario dell'arma a Catanzaro. Sono state ricordate le più importanti attività investigative portate avanti dai 5 comandi provinciali in Calabria contro la criminalità organizzata. Durante la cerimonia 40 giovani vice brigadieri hanno tenuto il giuramento di fedeltà e sono stati conferiti encomi ai militari che più si sono distinti. La ricorrenza è stata celebrata anche nei vari comandi provinciali. Cambiamo argomento, l'imprenditrice agricola Paola Granata è la nuova presidente di Confagricoltura Cosenza. Cambio al vertice in Confagricoltura Cosenza. Da qualche giorno, infatti, l'imprenditrice agricola Paola Granata succede all'uscente Fulvia Caligiuri. Paola Granata, va ricordato, è la terza presidente donna a ricoprire questa carica. Terza presidente donna, siamo partite da questa unione provinciale 15 anni fa, quasi 16 anni fa, con una prima associazione femminile, e siamo arrivati a un livello regionale, quindi abbiamo strutturato un'associazione femminile regionale, dopodiché siamo state tra le fondatrici dell'associazione nazionale delle donne imprenditrici. Questa è una cosa che ha portato all'interno delle strutture una ventata di fattività più che di novità, e si è visto anche a livello dell'Unione Provinciale, perché, come giustamente sottolineava, è la terza presidenza al femminile. Dopo la dottoressa Toscano e la dottoressa Fulvia Caligiuri, sono io a condurre la Confagricoltura Cosenza, e ho avuto la fiducia di tutto il Consiglio che mi ha voluto presidente. La Granata ha dichiarato di prendere in mano una unione prestigiosa in un territorio quale quello di Cosenza, che esprime in ambito regionale, nel settore dell'agricoltura, numerose eccellenze. Abbiamo una serie di aziende strutturatissime, come una serie di aziende di piccole e di medie dimensioni, ma rappresentiamo, insomma, un'agricoltura solida, sana, che ha voglia di fare, imprenditori veri che mandano avanti le proprie aziende dando sviluppo e lavoro a questa regione. Un comparto, quello dell'agricoltura, che grazie alle tante eccellenze che oggi riesce ad esprimere può rappresentare il vero traino per l'economia calabrese. Noi crediamo fortemente nel fatto che questo tipo di attività possa essere il volano e lo sviluppo della maggiore per quanto riguarda la Regione Calabria. Si parla sempre di agricoltura e turismo quali volani indispensabili e unici, se vogliamo essere precisi. Crediamo in questo, abbiamo una serie di difficoltà che non sto qui a elencare perché mi sono appena affacciata, ma che hanno prima di me ben espresso Fulvia Caligiuri o anche la dottoressa Toscano prima di Fulvia Caligiuri, che tutti i presidenti purtroppo che si succedono a questo incarico gravoso si trovano davanti e che cercano di mandare avanti nel miglior modo possibile, con una visuale che è sempre quella dell'imprenditoria, che deve emergere e deve avere possibilità di svilupparsi. Abbiamo ascoltato i pareri dei cittadini di Reggio Calabria in merito alla formazione del nuovo governo. Vediamo com'è andata. Questo governo ancora non si può giudicare, perché ora è entrato al Parlamento. Appena si sistemeranno, speriamo che faranno qualcosa di buono. Poi si può giudicare. Poi naturalmente non si può giudicare. Ma faranno qualcosa di buono, penso. Io spero di sì. Io spero di sì. Altrimenti li mettiamo nel calderone insieme agli altri, perché gli altri di prima non hanno fatto un bel niente. Questi speriamo che cambieranno qualcosa, però si spera, ancora non possiamo giudicare tutto. Non come tutti questi lavandai che ancora non sono saliti al Parlamento e già incominciano a criticare, perché la critica viene dopo, all'opera fatta. Mettiamo gli eventi. Ma secondo me faranno qualcosa per me. Mi auguro che lo facciano. Nessuno lo fa. Tutti siamo nella stessa posizione più o meno, penso. Aspettiamo quello che fanno. Io sono ottimista, ho votato per questa gente.
Bene, grazie. Ho votato per la vita a sinistra e stavolta ho votato per questo. 5 Stelle? No. Salvini? Salvini del tutto. Quindi credi in questo governo? Assolutamente sì. Tanto, voglio dire. Di questo è un governo del fare, il governo del fare. Così dicono. Gli altri dicevano che il governo del fare non hanno mai fatto niente, il fatto che votiamo per sta gente, voglio dire. Auguriamoci bene. Oggi quelli del PD dicono qualcosa per Salvini, per Di Maio, hanno delle critiche per Salvini, per questo governo, secondo lei, visto che lei è anche del PD? Ma io sono stato del PD, per la vita del PD, voglio dire, ora posso solo, non dico parlare male perché è esagerato, cioè non si sono più interessati dei problemi della gente. La gente ha problemi e ragion per cui si è voltato tutto quanto dall'altra parte. Poi le critiche alla politica ci stanno. E ora ci spostiamo a Lamezia Terme, dove è aperto lo scontro tra i commercianti e i commissari sulla questione della dislocazione delle bancarelle in occasione della festività di Sant'Antonio. Un lungo e serrato braccio di ferro, probabilmente inutile, già perché la vicenda tra la terna commissariale di Lamezia Terme e i commercianti è destinata ad un epilogo scontato, forse già dall'inizio. Sul tavolo ci sono le festività legate a Sant'Antonio, la dislocazione delle bancarelle. Le nuove normative in materia di sicurezza pubblica infatti le hanno fatte variare in alcuni punti della città, generando più di qualche malumore. E se da una parte c'è il malcontento dei commercianti, dall'altra c'è una terna commissariale che si rifà a quanto disposto dal prefetto di Catanzaro. Ieri, nell'ultimo confronto al comune, poco o nulla è cambiato, con buona pace di chi dovrà osservare le disposizioni. Certo, dopo tanti anni rischi di saltare. Noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare, non sappiamo come bisogna comportarci, perché dobbiamo fare già delle spese, affrontiamo questa cosa. Io ho fatto già 200 euro soltanto della corrente elettrica. Solo per il contratto ho speso 200 euro e non so dove vengo collocata. La sicurezza nei mercati vale sia per gli operatori sia per gli utenti e noi abbiamo sempre cercato più sicurezza. Quello che io lamento è che ci troviamo a una settimana dalla manifestazione fieristica e non abbiamo avuto nessuna convocazione. Non solo spettacoli, ma anche presentazioni di libri, laboratori ed escursioni sul Pollino. Si chiude con successo la 19ª edizione della Primavera dei Teatri, il Festival sul Teatro Contemporaneo, con 21 spettacoli, 16 prime e 2 anteprime nazionali. Cala il sipario sulla 19ª edizione del Festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea. Una stagione ricca, quella di Primavera dei Teatri, che ha portato sui palcoscenici castrovillaresi tanta Calabria, ma anche paesi stranieri, con la rete culturale del progetto Europe Connection. E poi non solo teatro, ma anche valorizzazione turistica del territorio e crescita dello strato culturale locale e regionale. Un altro anno, un'altra primavera di successi. C'è un po' già di nostalgia e di malinconia per la settimana che sta finendo, perché è stata una settimana bellissima, insomma, vedere Castrovillari così piena anche di altra gente e della gente di Castrovillari che è venuta a vedere gli spettacoli, insomma, è una cosa meravigliosa. E, insomma, abbiamo avuto tanto pubblico e già gli spazi che abbiamo cominciano a starci stretti. Gli spettacoli mi pare che siano, insomma, piaciuti, la stampa, gli addetti ai lavori sono arrivati come sempre, insomma, in maniera massiccia e quindi, insomma, siamo contentissimi. L'anno prossimo sono 20 anni, quindi faremo, mi auguro, un lavoro anche migliore, se ce la facciamo. La dimostrazione della gente che abbiamo intorno, la dimostrazione del tempo che perdiamo per far entrare tutti negli spazi, perché sono piene le sale, mi dà il polso di una edizione straordinariamente riuscita, straordinariamente partecipata, molto amata, con un'affezione da parte del pubblico di Castrovillari e da parte di tantissimo pubblico di fuori che viene, si ferma, voglia di rimanere, si gode questa cittadina e si gode gli spettacoli che proponiamo. Io penso che sia una delle... Forse mi ripeto, perché poi può essere capitato che l'anno scorso ho detto la stessa cosa, ma mi sembra che si continui a crescere. Siamo felicissimi e pensiamo ai 20 anni del festival veramente con grande slancio e con grande aspettative di quello che possiamo fare. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrenews24.it. Grazie, a più tardi.